Buongiorno a tutti, state molto attenti a questa puntata perché è davvero sorprendente. Intanto non sono solo, con me alle mie spalle c'è Genziana del Sole e accanto a me c'è Veronica Germani, che è un profilo di primo livello della IASA, ha fatto il corso in giugno ed è ritornato in questi giorni qui in settembre per una settimana. È stato con noi, ha cavalcato tanti cavalli, ma poi questo ce lo racconterà lei. Il motivo della puntata è legato allo Chambon, a questo strumento che giorno dopo giorno in tanti stanno utilizzando. E allora una puntata che serve a farvi capire l'efficacia e l'importanza di questo strumento, perché alle mie spalle, vi ripeto, c'è Genziana, che è una cavalla che è arrivata qui da pochissimo tempo e quando l'abbiamo cavalcata, come è perfettamente spiegato nel video, una cavalla disunita, dietro al galoppo cambiava, diciamo, la posata degli arti posteriori, pur restando alla mano sinistra, cambiava i posteriori. Quindi viene a mancare l'impulso, quindi non ha una cadenza corretta e quindi il ritmo della cavalla cambia. Come quindi aggiustare tutto ciò? Con lo Chambon, in quel video ve lo dicevo. E adesso vi farò vedere le immagini di tutti questi giorni del lavoro allo Chambon, dove ha partecipato anche la nostra Veronica, e il risultato finale, chiarendovi un concetto che è ovviamente la domanda che Veronica mi ha fatto, perché Veronica mi ha detto esattamente così: caro Onofrio, ho fatto il corso in giugno, abbiamo studiato e praticato tantissimo e ciascuno di noi ha ricevuto la tabella addestrativa allo Chambon, che è quella di 28 giorni. Come mai su Genziana il lavoro è stato diverso in un tempo minore? E allora va detto a quanti ci seguono che il lavoro allo Chambon è importantissimo. Per questo motivo io a tutti quanti mando proprio dalla IASE la tabella addestrativa di 28 giorni, solo ed esclusivamente quella. Perché? Perché è un tempo giusto per costruire queste fasce muscolari che mancano, perché è un tempo giusto per far abituare la persona che gira la corda allo Chambon un cavallo a girarlo bene, e perché è il tempo giusto per chi comincia o ricomincia a lavorare il proprio cavallo, per far sì che l'uomo diventi il centro del cavallo che gli gira attorno, specialmente quando poi si fa per la prima volta la messa in sella, dove il centro resta l'uomo ma va su a sé. Esistono poi altre due tabelle addestrative. Una è di 15 giorni e riguarda i secondi livello, e una è di 10 giorni e riguarda i terzi livello. E di queste due tabelle io non pubblicherò e non vi dirò mai nulla, non perché bisogna venire per forza qui a fare il corso per apprenderle e impararle, ma per il semplice motivo che fareste dei danni ai vostri cavalli. Mentre chi lo vuol fare come lavoro e quindi viene in IASA a fare il corso per diventare addestratore di primo, di secondo, di terzo livello, nel tempo saprà tutto. Già in Italia ci sono tantissimi secondi livello e credo tra non molto ci saranno anche di nuovi terzi livello, e quindi questo lavoro molto importante che si fa da terra prima di salire a sella, sia che esso sia un puledro sdomo o un cavallo da rieducare. Genziana aveva questa particolarità, intanto dei lunghi dorsali molto morbidi e per nulla lunghi, dopodiché essendo una cavalla verde, perché noi poi abbiamo chiamato allevamento, poi il cavaliere che l'ha chiamato, poi la persona che l'ha presa dal cavaliere, ed essendo molto bigiosa gli hanno fatto fare una puledra, dopodiché la persona ha preferito tenere la puledra, vendere la cavalla, è andato in un altro allevamento, già aveva 7 anni, poco lavoro, giustamente gli allevatori investono su cavalli di 3, 4, 5 anni, per cui da commerciante a commerciante è arrivata da noi sanissima, soltanto con questo difetto di movimento nel galoppo. Ovviamente quando cambiano soggetti così, noi abbiamo chiamato l'ortopedico, il dottor Andrea Federico, che vedete l'immagine, è stato qui, ci ha detto che cosa sistemare. Sostanzialmente la cavalla è sana, aveva un problema soltanto alla briglia carpica dell'anteriore sinistro, cioè quello che voi chiamate ginocchio, che si chiama carpo, dietro, quindi qui dietro, perché questa è una cavalla che stava leggermente inginocchiata con soltanto quest'arto, e lui ci spiegò che in sede di nascita, quando sono puledri, è facile
sistemarli. Da adulti bisogna fare un procedimento diverso. Apprezzo molto il lavoro allo Sciambozzi, l'ho sentito in questi giorni, abbiamo andato i video. La cavalla è completamente cambiata e in più nel galoppo usciva fuori come se falciasse con l'arto anteriore sinistro. Adesso va drittissima, è stata giustamente riferrata, lavorata bene e il risultato lo vedrete adesso in queste immagini, aggiungendo anche che non essendo abituata al lavoro alla corda impara a fare subito il centro sull'uomo. È un momento in cui Francesco Mistretta, che è stato un grande nel lavorare anche lui Genziano insieme a me e insieme quando è arrivata poi Veronica, spoglia la cavalla, cioè toglie il fascione, toglie la testiera, toglie lo chambò e Genziana continua a seguire nel campo pur essendo libera. Questa la dice lunga su come i cavalli qui vengono lavorati, l'amore, la passione, il tempo dedicato e in modo particolare la tecnica, perché senza tecnica il talento da solo non basta. E adesso a voi le immagini e ci vediamo subito dopo. Thank you.
Beh, siamo al galoppo. E sempre attivo. Ecco, è rimasta, guardate come vola con gli anteriori, guardate come spinge con i posteriori, scende giù, molto bene. Vediamo cosa accade con l'altro posteriore. Andiamo! Guardiamo i posteriori. Già in passato, prima dello Chambeau, avrebbe già cambiato due volte. Ecco, ha cambiato adesso, la chiamo con la mano, hop, e si rimette a posto. Bravissimo. E stiamo ancora. Brava! Appena mi fermo, ecco, al passo. Allora, nella buona sostanza, la tecnica e il sistema è sempre quello. Lo Chambeau agisce sulle commissioni labiali, quindi fa una pari forza. Il cavallo è flesso perché è leggermente chiamato con la longia da chi lo sta per girare la corda. A questo punto il cavallo, essendo leggermente flesso, distribuisce la forza attraverso il gancio che vi è sotto nella cordicella e quindi sarà sempre centrato rispetto alla lunghezza del laccio e mette in equilibrio perfetto i cavalli. Da sella questa cavalla si disuniva in continuazione. Come avete potuto notare, fa 1, 2, 3 giri, poi cambia molto più raramente rispetto a quando era sellata e nel tempo vedrete che questa disunione, cioè una cavalla disunita dietro che si disunisce, le passerà completamente. Tutto questo a vantaggio poi della spinta nel salto. In ogni caso, siccome lo Chambeau attraverso la masticazione del cavallo e avendo il collo basso tira su i lunghi dorsali che hanno delle intersticazioni sino ai garretti, cioè questo muscolo poi è come se avesse nella parte sopra la groppa tre fili, tre ditina che vanno a intersecarsi nel garretto. Tutto questo rinforza il suo corpo, è una ginnastica eccellente, pertanto per chi sostiene ancora che sia una bassa testa è un perfetto idiota, perché lo Chambeau non è una bassa testa, lo Chambeau è addirittura un formatore di muscoli che vanno dal lungo dorsale, dal torace lombare, addirittura alla linea alba e mette in distensione la testa e il collo. Sicuramente fa andare giù con la testa, ma non è una bassa testa per avere il collo del cavallo in piego. Seguirete Gentiana, appuntamento quindi a tra qualche giorno. Ciao! Va, va, va. E, ah, va, e.
Brava. Va, 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 sì. Va, sì. Va. Va.
però. Lalli lalli. Oddio, lalli lalli, abbrallala, e fai? Ho un bel trotto quando va sotto cadenza, ma non cala. Oggi hai solo questo, vieni qua. Bene, come vedete, io non sono Mago Merlino, neanche San Pio, eppure la cavalla adesso non si disunisce più. Non ci sono altre parole, altri commenti che io posso aggiungere, sono quello che sono realmente i fatti. Prima non terminava neanche un circolo al galoppo e cambiava due o tre volte. Adesso la cavalla resta per 5, 6, 7, tutto il tempo al galoppo senza disunirsi. Non mi resta che lasciare la parola alla nostra Veronica Germano, può dire ciò che vuole. A te. Innanzitutto grazie Nonò per questa esperienza che come sempre comunque ti tocca. Io sono venuta qui a fare il corso di primo livello in giugno e tornando questa settimana ho avuto modo di approfondire le conoscenze acquisite. Ho avuto modo di cavalcare diversi cavalli, Federico, ma soprattutto Sumero, che in giugno era ancora abbastanza verde. Ad oggi ha fatto un lavoro straordinario in pochissimi mesi, e è stato introdotto al Piaffo e al Passage, è veramente totalmente cambiata la situazione. Per quanto riguarda il lavoro su Genziana, diciamo che a giugno quello che io ho acquisito sullo Chambon qui l'ho visto in pochi giorni. Ho avuto modo di lavorarla anch'io e è straordinario come in poco tempo la cavalla ha avuto subito una reazione positiva. Dopodiché è sempre un piacere trascorrere le giornate qui con voi. Un saluto e siamo tutti contenti. Pertanto ribadiamo ancora una cosa: quando una cosa funziona bisogna diffonderla, e diffonderla gratuitamente. La IASE non costruisce Chambon, la IASE non vende Chambon, la IASE manda a tutti quanti la tabella addestrativa, quella di 28 giorni a chi ne fa richiesta, in modo da poter lavorare il proprio cavallo. Cavalli che fanno tutte le cosiddette discipline olimpiche, compreso per la monta western. È veramente uno strumento, io lo definisco indispensabile, per cui chi volesse basta che scriva segreteria@aiase.it e riceverà la tabella. Questo pomeriggio tornerai su a Roma, ci mancherai tantissimo, ma ci vedremo presto, e a tutti quanti voi un grosso bacione, e mi raccomando, usate testa e cuore con i cavalli, la tecnica.